Ciao, Carola! Ci conosciamo? Ti ricordi? Teresa. Andavamo a scuola insieme. Teresa, sì! Sì. Mi sa parecchio. Sì, adesso l'ho tolto. Sì, ma continui sempre a indossare quegli occhiali orrendi. Sono gli stessi del liceo? Beh sì, sono buoni e non vedo perché dovrei cambiarli. Beh, perché sono orrendi? Comunque sei qui per la cena di San Valentino? Sì. Hai un fidanzato? Sì. Tesoro, fatti dare un consiglio. Se non ti dai una ripulita, ti lascerà subito. Ma guarda che a lui piaccio così come sono. Beh, deve essere uno sfigato allora. Fammi indovinare? È quello lì? Sì. Ah. Allora rientra perfettamente nei tuoi canoni. Quello seduto accanto invece è il mio fidanzato. Si chiama Christian. Quello lì è il tuo fidanzato? Sì. Sai, Christian mi riempie sempre di regali un sacco costosi. Sai, Teresa, dovresti trovarti anche tu un ragazzo coi soldi. Almeno smetteresti di restare sempre così. Così sfigata, ecco. È un consiglio sincero d'amica, eh? Sai che c'è? È vero, e il mio fidanzato non può permettersi regali costosi. Però è leale, è onesto e mi vuole veramente bene. Carola, l'amore non si compra coi bei regali. Sì, va bene. Siete fatti esattamente l'uno per l'altra. Ciao, Ehi! Ciao amore, come stai? tu? Tutto a posto. E poi, naturalmente, c'è un'altra sorpresa. Oh mio Dio, ma sono diamanti veri? Amore, è bellissimo, grazie. Scusami se non ti ho fatto un regalo molto costoso, ma spero che ti piaccia. L'ha fatta mia madre, per te. Amore, ma è bellissima. È anche super morbida. Sì. Vado un attimo in bagno. Scusami, vado un attimo in bagno anch'io. Ma ciao. Ti ricordi di me? Certo che mi ricordo di te. Lascia in pace Carlo, le dico tutto. Perché ti comporti così? L'ultima volta che ci siamo visti mi era sembrato che ci fosse una splendida intesa tra di noi, non trovi? No, lasciami passare. Andiamo. Non mi hai pensato nemmeno un po'. Ma per quale motivo, Christian? Tu hai un'idea distorta della realtà. Tra noi non c'è stato niente. Dai, smettila di fare la santarellina. Di la verità, ti sarebbe piaciuto, Neanche un po'. E questi giochetti mentali falli con qualcun'altra perché con me non attacca. Prendi in giro qualche altra ragazza ingenua. Se ti ho detto di noi, perché non mi interessi? ho visto come ci guardavi sempre. Mi sembravi gelosa di lei. Guarda che per me lei non conta nulla. Ma cosa fai? Io sono innamoratissima del mio compagno. Di quello lì. Ma Non ti azzardare a parlare così di lui. non lo vedi che è uno sfigato? Ma dai, ti ha regalato una sciarpa. Una sciarpa! Ma scherziamo, su. Anche tu dovresti portare più rispetto alla persona che hai accanto. Ma che mi importa a me di quella? Non la amo davvero. È solo un passatempo. E sai, ti dirò, io preferisco quelle come te. Timide, timorose. Che se la tirano anche un po', hanno quel sapore di conquista e poi, come
come potresti avere tutti i regali che vuoi. Per esempio, su questo bellissimo collo starebbe bene una collana di diamanti. Christian, che succede qui? Ma niente, stavamo solo parlando. È quello che ho cercato di dirti, Carola. Ci aveva già provato con me, adesso l'ha rifatto. Ma sta mentendo, è una sfigata in cerca d'attenzioni. Non... Ma poi senti, uno come me potrebbe mai provarci con una come questa, secondo te? Ero qua dietro di te. Ho sentito tutto. Non l'amo davvero, è solo un passatempo. È assurdo. Sei stato falso per tutto questo tempo. Tutto quello che mi hai detto era tutta una bugia. Sparisci per sempre dalla mia vita. Sai che vi dico? Tanto ero già stanco di starti dietro. Esco da qui, giro l'angolo e ne ho oltre 10 come te. Ci si vede. Non riesco a crederci. Carola, lascia che ti dia un consiglio. La prossima volta cerca di trovare una persona leale, onesta e che ti voglia veramente bene, senza badare troppo a quanto ha nel suo portafogli. Perché l'amore non si compra coi bei regali. Buon San Valentino. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.